amici di Bocconi TV e di Sport Frame, siamo qui oggi noi in trasferta con un ospite di eccezione, il buon verissimo Davide Mascarpelli. Ciao Davide. Ciao, ciao. Allora, iniziamo mostrandoti qualche video ripercorrendo la tua carriera dagli albori, diciamo. Il primo video che ti vogliamo mostrare insieme alla Triestina è di questo gol di Rapina. Solo un barber di razza poteva pensare a un gol del genere. Come ti è venuto in mente di rubare la palla? No, in teoria non dovevo rubare. Di solito lì il portiere la mette giù per fare l'invio e pensavo che stesse facendo quello, invece poi visto che stava rinviando e ci ho provato, diciamo che non è stata una cosa tanto regolare, però comunque il gol non è stato annullato. Secondo gol invece ripercorre la tua seconda esperienza, diciamo, in Serie B, quindi quando sei passato nella squadra romagnola, quindi a Cesena. Facciamo vedere questo gol. Quindi questa era una partita importante, di sera era quasi uno scontro diretto per posizioni alte di classifica. Io ero entrato da poco e ho chiuso così la partita a fine partita e siamo stati contenti perché era in quel periodo un risultato importante. Ci è arrivata voce che durante questo periodo in cui giocavi in Romagna ti è arrivata un'offerta che ti ha rifiutato di 1 milione di euro a stagione da parte di Rubin Cazzato. Quindi la domanda è facile, di solito nel calcio c'è il mito che i calciatori seguono il denaro, il dio denaro. Secondo te questa cosa è vera e se sì, nel tuo caso non vale quindi a questo punto? Un po' sì, però no, il fatto dei soldi non è vero perché non abbiamo parlato di soldi, sicuramente era una squadra che era interessata, però non ho spinto più di tanto ad andare avanti, però vedendola adesso poi dove è finito, perché ha fatto anche la Champions, è diventata una squadra importante. Sarebbe stata una bella esperienza, anche perché un'esperienza all'estero mi manca e sarebbe bello farla, però in quel momento non me la sentivo perché ancora sentivo la possibilità di arrivare in Serie A, quindi quello era l'obiettivo. Sappiamo anche che uno dei tuoi sogni è giocare in America, però è un paese che... la carriera lì magari, perché no, un paese che mi piace, quindi sì, assolutamente. Quindi possiamo focalizzarci un attimo sui campionati emergenti. Cosa pensi, diciamo, degli ultimi anni che soprattutto in America e in Cina, comunque in Oriente, ci sono i nuovi campionati? Secondo te è una questione di globalizzazione, è soltanto di diritti e di introiti? O è anche perché il calcio si sta diffondendo sempre di più, anche grazie a figure come te riconosciute internazionalmente? No, infatti anche perché molti giocatori importanti stanno finendo la carriera lì, quindi quando vanno dei nomi così importanti è sempre più seguito e stanno emergendo questi campionati, ben venga perché il calcio fa bene a tutti. Riguarda sempre un gol che tu hai fatto ai tempi del Piacenza contro il Torino. Diciamo che riassumo un po' il tuo bagaglio tecnico, una situazione di quanto tu sia un bomber sia tecnico che di fisico. Tu pensi che nel calcio moderno sia più importante la tecnica o la sostanza per un giocatore? Ma dipende, ogni giocatore ha la sua qualità, no? Cioè chi è più forte tecnicamente, magari meno fisicamente, però più rapido, quindi dipende dal giocatore, diciamo. Per essere un attaccante la parte fisica è importante per tenere botta sui difensori, però a volte anche per calciare in porta quella è anche tecnica, no? Coordinazione, quindi ci deve essere un misto di tutto, diciamo. Tu sei d'accordo più con il modello europeo del calcio, cioè con quello più fisico, più di allenamento, con quello sudamericano dove i giocatori magari sono meno fisici, però sì, più... anche ho sempre fatto, perché in Dynamite, anche vedendo io tutte le categorie, il fatto fisico è troppo importante. Ora c'è l'ultimo video, in Serie A. Scontabile. Cosa hai provato in quel momento? Volevo essere stato in Serie A 20 anni, avresti avuto la stessa freddezza? Bella domanda, impossibile da rispondere, non lo so. Magari l'incoscienza del giovane, magari sì, però diciamo io ho sempre detto il momento è arrivato, era quello, quindi vuol dire che era quello il momento. E sicuramente poi appunto il primo gol in Serie A l'ho fatto con il destro, questo è un mancino naturale. Ho delle foto. Questo è quindi su lui, sulla tua formazione come uomo, come persona, come giocatore anche soprattutto? Beh, molto, sicuramente è l'allenatore con cui ho lavorato di più, è uno dei più preparati anche sicuramente, che anche lui ha fatto un bel percorso per arrivare anche a squadre importanti, quindi grazie al lavoro e alla voglia che ci mette, è
la passione, ha tanta passione e la trasmette anche ai giocatori, quindi Tifoso della Roma, diciamo sì. che avevi la fortuna di giocare la mattina e andare in curva sud il pomeriggio. Quindi le domande sono: il momento in cui hai sentito l'inno della Roma in quel giorno, e poi com'è stata la fine di abbracciare De Rossi, che comunque è una colonna portante, e chi ti ha chiesto anche la maglia, cosa hai provato in quel momento? Ma sì, sicuramente per un romano romanista sentire l'inno della Roma è sempre emozionante. Farlo in campo quando ci stai giocando contro ancora di più. Quello sicuramente ricordo bello, un po' meno per la partita perché alla fine avevamo perso, però poi stava il braccio con Daniele che ha detto bene, è importantissima della Roma e quindi è stata una bella emozione, poi lui pure ha detto è finito il calcio perché lui ha dovuto chiedere la maglietta a me, quindi lì ti fa capire com'è il calcio, no? Ragazzo semplicissimo, disponibilissimo. Tu pensi che forse ti ha consacrato di più? Quindi io ero appunto l'ultimo cambio, eravamo 0-0, mancava veramente poco e volevo andare i diamanti, però diamanti era importante per noi anche e soprattutto per se c'era un calcio piazzato, no? Agli ultimi minuti, quindi a me è sempre piaciuto il ruolo del portiere, infatti in allenamento ogni tanto per divertirmi mi ci metto, è un ruolo che mi è sempre piaciuto e mi ci diverto ogni tanto a farlo, però lì c'era poco da divertirsi, però mancava così poco che ho detto. È scoppiata una frase dopo quel gesto, cioè Moscardelli in porta numero di partite 1, Messi 0. Cosa ne pensi? Sì, poi diciamo che quella è una. Questa foto è girata un po' su tutti i social e quindi i ragazzi si sono divertiti a commentarli così in modo spiritoso e da lì è partito quasi tutto. Ed apprezzi l'immagine dei tifosi che indossano la tua barba comunque. Me l'avevano detto, mi avevano scritto che si Al sarebbero presentati Dallara. la barba e non ci credevo, poi mi hanno mandato la foto, quindi sono Incredibile. stati di parola. Diciamo che questo momento ha segnato non solo la tua carriera a livello di notorietà, ma anche diciamo, il tuo futuro, perché sappiamo che tu hai fondato un brand. Quindi quanto pensi abbia influito la tua nuova immagine, la tua nuova notorietà su questo processo di personal branding che hai avviato da un po' di tempo? E beh, tutto, perché alla fine è proprio per questo fatto che ci è venuta questa idea, soprattutto a mia moglie, perché lei ha visto alcune magliette con la mia faccia, con la stilizzata così, che ci venivano al campo per fare foto, ok, poi l'ha vista su internet che qualcuno le vendeva e ha detto ah, perché non facciamo anche noi qualcosa sulla barba? Io gli ho lasciato carta bianca e lei si è sbizzarrita con questa idea. È stata un'ottima mossa, comunque sono stato al Temporary Store a Sì. Milano e Vabbè, era abbastanza economicamente non affollato. tanto, però è stata una cosa simpatica perché è iniziato tutto così ed è giusto così. Va bene. Ora passiamo alla seconda parte dove analizziamo di più il Lecce, diciamo. Allora, innanzitutto, per quali ragioni hai scelto proprio il Lecce? Al di là del fatto che hai tatuato il giallo rosso sulla spalla, diciamo. Vabbè, quella che ha il senso quello della Roma sicuramente è l'ultimo motivo. No, Lecce perché conoscevo la piazza per averci giocato sia in Serie B che in Serie A contro, no? Quindi venendo qui si respira proprio aria di calcio vero. E quindi è stata una scelta non difficile da prendere. Sì, venivo dalla Serie A però anche proprio, Preferivi vedendo scegliere questo diciamo, il campo. minutaggio maggiore, magari quell'opzione? No, anche gli obiettivi della squadra, no? Sì. Che è quello di, lo sappiamo tutti, era l'obiettivo quindi di alta classifica, quindi sono sicuramente più le partite che vinci, no? E Sì. quindi io Chiama stando stato sempre prossimamente. nelle squadre per cercare di salvarsi, diciamo, è un altro tipo di campionato. E come hai vissuto quindi il passaggio dalla Serie A alla Lega Pro? Nel senso, ci sono state differenze grosse a livello tecnico e tattico? Cioè, è un campionato. Non è stato facilissimo perché il primo gol l'ho fatto dopo 7 giornate, quindi ci ho messo un po' a carburare, ma no, sicuramente è diverso, poi magari un occhio di riguardo le prime giornate su di me l'avevano fatto, però poi piano piano anche conoscendo i compagni, perché io sono arrivato quasi alla fine del ritiro, quindi anche il fiuto dei compagni quello viene più avanti, le cose sono andate meglio, anche se.
qua l'obiettivo con la squadra non l'abbiamo raggiunto, no? Il primo anno sono arrivato e adesso ci stiamo riprovando quest'anno. E comunque ora il primo anno hai fatto comunque 15 gol, quindi... Sì, sì, ma sono stato contento però... E adesso un'altra domanda che è più retorica, comunque è necessario farla. Pensi che l'ambiente Lecce sia stretto in Lega Pro? Meriti qualcosa di più sicuramente? Assolutamente sì, ma questa è una cosa che sanno tutti. E secondo te, rispetto alla squadra di Serie A e di Serie B, a Lecce manca qualcosa per fare il salto di qualità? Non manca niente? No, assolutamente no. Cioè, quando si gioca qui, l'ultima domenica con quella curva piena, è sempre di giocare in Serie A. Infatti addirittura ci sono, cioè, c'è una curva che va magari è migliore di alcune altre squadre di Serie A. Assolutamente sì. Ora, partiamo alla piaga del calcio scommesse, che comunque sta dilagando ultimamente nel calcio italiano e non solo. Cioè, tu hai mai notato un episodio sospetto durante la tua carriera? No, cioè, no, perché no, a parte ci vuoi ripensare dopo che erano uscite queste cose, perché non mi veniva proprio in mente di poter pensare che poteva succedere una cosa del genere, quindi quando non ci pensi non ti accorgi di niente, poi dopo magari ripensandoci a qualche episodio, ma anche ripensandoci non posso capire come possa succedere una cosa del genere, quindi... Prima parlavamo del fatto che molti calciatori magari scelgono la propria squadra non in base alla motivazione ma più in base al denaro, magari anche una minoranza di questi calciatori. Secondo te è proprio il motivo economico, diciamo, che può spingere il calciatore a vendere la propria squadra anche? Ah, non credo sia solo quello economico, solamente il motivo maggiore potrebbe essere quello, quando riesci potrei riuscire a fare dei soldi facili, ma non so come rispondere su queste cose, rimango troppo... Tu cosa faresti per debellare questo problema secondo te? Aumentare i controlli? Ma sì, è difficile da controllare anche, quindi il buon senso delle persone serve, basta. Tornando sul tuo passato, no? Tu sei stato sempre comunque in Piazza Cagliari, sistema di provincia. Pensi che dal punto di vista delle istituzioni, della ripartizione dei diritti TV, ma anche del trattamento riservato dagli arbitri, queste squadre di serie minori siano abbastanza tutelate come la squadra di Serie A? È vero che se gioca Juve, Palermo, se c'è questo mito, qualcosa c'è, ma diciamo dipende da... dalle situazioni, magari viene aiutata più o conti quanti rigori viene data la squadra più forte è più, si trova più volte in quella zona, quindi è più facile che capitano rigori. Io cerco di vederla così perché alla fine è così. Adesso con le nuove tecnologie, diciamo che gli arbitri stanno avendo sempre meno spazio. Tu sei d'accordo con questo, con quindi l'introduzione della motore in campo, della collina di tecnologie? O preferiresti avere comunque ancora larghi spazi di errori arbitrali? Beh no, quello del gol non gol per vedere secondo me è giustissimo, perché quello è il calcio, è quello, se fai gol non lo fai, quindi almeno su quello sono pienamente d'accordo, poi il resto le scelte dell'arbitro è giusto lasciargli lo spazio giusto, perché alla fine sbagliamo noi in campo, sbagliano anche loro, però certo. Secondo me dovrei evitare proprio la moviola dopo, così ognuno vede l'azione una volta e deve decidere come la deve fare l'arbitro. Noi se la rivedi 2-3 volte è troppo facile, con 4-5 inquadrature diverse è troppo facile l'arbitro, un secondo. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Sappiamo che se viene fatto un gestaccio in campo e viene visto dall'arbitro, viene punito e rimane però in campo, non vengono dati il giorno di squalifica. Però per gesti estremamente violenti, secondo te bisognerebbe comunque aumentare il giorno di squalifica? Anche se sono state sanzionate dall'arbitro e ci si è beccato anche l'espulsione, diciamo, in quella partita. Sì, in teoria sì, magari l'arbitro ha visto una cosa e è punito per quello, e poi se il calciatore ne fa un'altra dovrebbero aumentare. Sì, in teoria sì, però la scelta, se è molto grave, sì, penso sia così, perché alla fine quando la decisione la prende l'arbitro, quello che scrive sul referto, poi si basa lì nel giornale di squalifica. Ora parliamo un po' della programmazione e delle politiche di merchandising. Sappiamo che ultimamente molte squadre
stanno puntando sui mercati orientali. Abbiamo visto molti giocatori che sono trasferiti in Cina, milioni di maglie, migliaia di palloni che vengono venduti in Cina, in America, in India e in Australia. Sono accompagnati magari anche da figure importanti di calciatori che vanno a giocare a questi campionati. Ma secondo te una squadra piccola come il Lecce o una squadra di Serie B potrebbe puntare a fare lo stesso, cioè a vendere all'estero e magari a creare anche uno stadio di proprietà, o secondo te è difficile? Potrebbe, sì, certo che potrebbe, però ci deve essere un bel lavoro dietro, ovviamente non è semplice, però potrebbe essere una cosa che potrebbe andare, perché alla fine magari un po' più piccolo, però qualche sì. Tifoso, qualche amante dei stessi colori c'è anche laggiù, no? Certo. Quindi perché no? Va bene. Ora questa è una domanda più difficile che ti farà pensare un po'. Abbiamo visto che tu hai giocato con tanti campioni durante la tua carriera, ma se domani dovessi diventare allenatore, chi schiereresti in campo? Naturalmente ti puoi mettere anche tu in attacco. Meno male. Allora, questa è una bella domanda, perché purtroppo in una certa età un po' dei campionati l'ho fatto. Diciamo con il modulo sceglieresti? Ah, 4-3-3. 4-3-3, ok. Sì, offensivo. Allora, vabbè, in porta sono deciso fra due, tra Andanovic, che ce l'aveva a Rimini, che era giovane, però da lì poi è partito, è arrivato, o Curci, però già era portiere fatto, hanno tutto tradito a Bologna, quindi da diciamo Andanovic che... Sì, perché Curci lo potevi rimpiazzare tu, tranquillamente. Poi in difesa che ci mettiamo? In difesa... che potrei mettere? Pecorari, ai tempi della Triestina. Difensori... Ce ne sono pochi. No, ce ne sono tanti! Sicuramente non li ricorderò tutti. Ma terzino destro Vitiello, che ce l'aveva a Rimini, poi adesso sta a Palermo. Aveva fatto un campionato fantastico con Rimini lì. Sono troppi, è l'attacco, il centrocampo attacco. Beh, l'attacco Ciccio Baiano. Anche se col 4-3-3 lui magari non andava benissimo, però gli lasciamo spazio per girare dove vuole. Pellissier, e mi ci metto io largo a destra, okay. Per rientro in sinistra. Vabbè. L'attacco viene più facile. Sì. Quindi chi mettiamo a battere le posizioni, Moscardelli? Sì, tra questi tre sì, dai. Vabbè, abbiamo visto che le sai battere abbastanza bene, discretamente. Come si fa delle posizioni? Pensi che sia una facoltà che si acquisisce con l'esperienza, con gli anni e con l'allenamento, o avere il piede buono e basta alla fine? Beh, del piede ci deve essere, però sicuramente l'allenamento serve sempre, no? Infatti noi ci fermiamo sempre, io e l'Evore, a fine allenamento e proviamo, no? Dove possono capitare con l'aiuto dei portieri, ci mettiamo lì per allenarci un po', però sicuramente è una dote anche che hai dentro, perché... Sì. Diciamo da questo punto di vista, giocare a giocatori, a fianco a giocatori come Diamanti, per dire che sono dei grandi battitori, ti è servito? Hai avuto qualche dritto anche da loro magari? Sì, certo. Ma anche solo vedendoli a calciare, poi ognuno ha il suo tipo di calcio, il suo tipo di rincorsa, quindi cercare di trovare anche la tua per vedere come potresti colpire me, perché poi una ti può riuscire, però quando ne fai ne provi 10, minimo 5, dove si fa gol. Se sei un calciatore, Alino faceva anche 8 su 10, quindi... Quindi per dire, nel caso di Diamanti è più il talento dell'allenamento. Sì, penso su di lui sì, sicuro. E qual è il tuo bomber preferito d'infanzia? E se sei ispirato a lui? Sappiamo che si un fagli qualche studio, ma non so se lui. È lui. Sì, per forza. Beh, no, tanti tanti attaccanti ci sono stati. Prossimamente Battistuta, uno dei più forti, mi è sempre piaciuto. Poi il fatto anche che andò alla Roma l'anno che poi ha vinto lo scudetto, io ero lì che lo vedevo dalla tribuna, è stato bello. Mentre cosa pensi di centravanti del Belgio attuale? Mentre che è? Che divisione delle buone promesse? O... Beh, il Belgio è una bella squadra e secondo me farà bene agli europei, perché ha tutto per farlo.
giovani, ma già con esperienze di squadre importanti, quindi possono farsi sicuramente bene. Rispetto all'Italia, che è una squadra più anziana, secondo te questo è dovuto a che cosa? La programmazione, diciamo, questo esploit del Belgio? Eh sì, magari sono stati per un periodo in difficoltà perché facevano fatica anche a qualificarsi, però adesso hanno creato un lavoro di anni che ha portato a questa squadra che secondo me potrebbe far bene, veramente bene. Ok, ora passiamo al fenomeno del Pogba. Tu quando ti sei accorto di essere diventato la star del web, come mai sei così semplice, non sei il bomber distrutto la Bobovia? Beh, sicuramente l'anno a Bologna, quando è partito tutto dal fatto del portiere, della barba, delle mie frasi, i miei due video durante l'estate, sì, che hanno fatto partire tutto. Sì, sì, perché io vedevo ogni giorno, prendevo tanti follower su Twitter, quindi dicevo, qualcosa sta succedendo, rivedendo quello che avevo scritto, che avevo fatto, ho detto, è partito tutto da lì. E poi, beh, tu mi parli di Bobo Vieri, il bomber per eccellenza, quindi sicuramente non posso essere come lui. Però sei unico del tuo genere perché sei più semplice e non sei, diciamo, il VIP o comunque il giocatore che si vanta e va in giro, diciamo, a fare la bella vita. Magari se facevo la vita e faceva lui, me la vantavo anch'io pure un po'. No, a parte quello, sono sempre rimasto un ragazzo semplice, ragazzo che incontri l'estate, poi loro mi dicevano perché sei così, perché sono così e sono rimasto così, perché è quello che mi ha portato anche a arrivare in Serie A. Ora ti racconto un aneddoto, ci faccio molto risate. Durante quell'anno al Bologna, il cronista, quando sei entrato al posto di Christodoulopoulos, ha detto esce Cristo ed entra Dio. Ti senti veramente Dio in quel momento, dopo l'esplosione, diciamo, delle parate? Sì, per la somiglianza soprattutto. Adesso parliamo un po' delle ultime questioni sugli attentati. Cosa ne pensi, diciamo, di questi attentati che ci sono stati, che colpiscono soprattutto gli stadi? Perché è dove c'è gente, è dove c'è molta visibilità, perché quello che è successo è una partita tra due squadre importanti, è stato era pieno, quindi sicuramente è un obiettivo facile, tra virgolette, per farsi sentire al mondo, no? Perché tutti lo vedono. Tu pensi che in Italia sia fatto abbastanza per prevenire questi fenomeni? Lo spero, penso di sì, cioè, alla fine cercano di far evitare queste cose e quindi si impegnano e lavorano in quel senso, poi okay, può sempre succedere, ma speriamo di no. E tu pensi che gli europei in Francia siano rischiosi da questo punto di vista? Sicuramente ci saranno molti più controlli. Spero che questo non penalizzi il fatto del pubblico allo stadio, perché ci può essere un po' di paura invece di andare allo stadio nella TV, quello che poi succede anche in Italia durante l'anno. Però lì ci sarà un motivo più vaido, perché ci sta avere un po' paura a portare la famiglia a vedere anche le partite europee, dovrebbe essere una bella cosa. Quindi speriamo ci siano i controlli giusti. Ok. Volevo fare una domanda riguardo al doping. Tu pensi che negli ultimi anni il doping sia aumentato o con i controlli si è diminuito addirittura? Secondo me sì, si è diminuito, a parte che non mi è capitato di. Anche perché non ci sono state tante situazioni, no? Ultimamente, quindi penso di sì, cioè, i controlli li fanno ogni anno, cercano di farli sempre meglio. Va bene, Davide, ultima domanda. Ho visto che hai tutto questo braccio tatuato ed è pieno di significati. Se ci vuoi spiegare, ho letto Born in Belgium, Made in Italy. Beh sì, quello. Diciamo, era rimasto quello spazietto, non sapevo che fare, poi il fatto di essere nato in Belgio, però cresciuto e fatto in Italia, diciamo, non rinnego nessuno delle due, no? Però il fatto di essere cresciuto in Italia ed essere italiano al 100%. Poi il fatto, no, qui c'è tutta la mia storia, tra virgolette, la mia famiglia, quindi racchiude mia moglie, i miei figli, e il fatto di essere considerato la mia famiglia, mio padre, mio fratello, cioè c'è un po' tutta la mia famiglia. Certo. Diciamo. Quindi domanda per chiudere finale, cos'è per te un bomber? Il bomber in teoria è quello
fa gol, però ormai non è più, è anche quello, ma è molto di più. Il bomber è il maccarone che va a bere la birra con gli amici per festeggiare il gol. Sono tanti significati quelli. Il bomber Diciamo, sei anche di terza categoria, no? sì, Ora, soprattutto. anzi, esatto. Quindi, proprio questa domanda è di fare ai ragazzi che si sentono bomber o che vogliono diventarlo. Amici di Bocconi TV, qui abbiamo finito. Buona giornata, vi lasciamo dal Via del Mare. Grazie a voi.